Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così è stabilito, ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile, e cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato... Ne può valere 60, 70.000, mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5.000% di profitto. Eccolo là, quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria, l'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Alone, Nome Ornella, cognome De Zordo, luogo di nascita La Spezia, impegno politico, uh, consigliera comunale ma di una lista di cittadinanza, dote principale. Mm. Un buon carattere, penso. <ride> Sennò... Difetto principale? Uh, sono testarda. Piatto preferito? Oddio, tanti, mm, forse i ravioli. Libro o film della vita? Non ce n'è uno e quindi ne dico uno dei tanti. Un libro, forse Virginia Woolf, qualcosa come Gita al faro. Mm. Come si definirebbe in tre parole? Io sono allora una donna cittadina attiva. Così ci mettiamo tutto. Buonasera a tutti, bentrovati. Come avete visto dalla copertina, il film era Le mani sulla città di Francesco Rosi, l'abbiamo montato con le immagini dell'Alta Velocità perché questa sera parleremo di questa inchiesta che si è abbattuta su questa grande opera, il tunnel che dovrebbe attraversare Firenze, un'inchiesta che ha portato fuori che ha fatto emergere una serie di problemi, gallerie, rivestimenti delle gallerie non a, non a norma, eh, collusioni con la camorra, eh, pezzi non conformi di eh, questa talpa che si chiama poeticamente Mona Lisa, ma che era stata realizzata in quattro anni con pezzi che non andavano bene. Lo faremo questa sera con Ornella De Zordo che ringrazio, è consigliere comunale per un'altra città, consigliere comunale anzi è capogruppo del, del, di città, della, della lista di, di cittadinanza attiva per un'altra città, da sempre, non da ora, da sempre si batte con i comitati eh, contro questa opera, è stata una sentinella in tutti questi anni possiamo dirlo perché non, eh, la sua battaglia non nasce da ora, ecco... <coughs> Prima di vedere un servizio che ricostruisce e ci ricorda quelli che, sono, quelli che sono i punti principali di questa inchiesta, che ogni giorno emergono nuovi mm. particolari, quindi, non è che staremo, staremo dietro ai punti precisi. Va oltre quello che avete denunciato e immaginato, quello che è emerso? Allora, diciamo che la realtà ha superato in certi aspetti anche la fertile fantasia dei notav o di, degli attivisti che si sono impegnati contro il tunnel. Sì, perché che, si arriva, che arrivassero a utilizzare dei rivestimenti delle gallerie eh, fuori legge e dello stesso tipo che hanno causato il disastro con 39 morti sotto il Monte Bianco, ecco fin lì noi non c'eravamo arrivati effettivamente. Il mm. film che abbiamo, vi abbiamo fatto vedere, dice tutto guadagno e nessun rischio. Allora, tutto guadagno, sì, perché qui la legge del profitto è proprio. Solo e soltanto il profitto, ma nessun rischio non è vero perché è il rischio per i cittadini e il, soprattutto la perdita perché quei soldi sono soldi nostri, certo. soldi di tutti noi che vengono mal impiegati sì. per fare opere su, sulla cui utilità poi ne possiamo discutere, ma che vengono sicuramente fatte male. Sì. E poi quello che sta venendo fuori dall'inchiesta eh, sono anche dei fondi neri perché ecco. il, il General Nodavia. Pare che avesse accantonato e stesse accantonando proprio su tutto il discorso dello smaltimento eh, dei rifiuti eh, e dei materiali di scavo, stesse accantonando milioni di euro fondi neri perché naturalmente non risultavano da nessuna parte. Quindi, ora l'indagine credo che dovrà appurare eh, tutti gli aspetti e risvolti certo. anche di questo. Direi eh, di vedere questo servizio che Michaela ha eh, realizzato, proprio che ricostruisce a brevi tratti quali sono i punti principali, perché è bene non dimenticarsi eh, l'inchiesta. Ancora una volta, la magistratura certo. ha portato alla luce una serie di questioni sì. mh, cioè, che fanno accapponare la pelle, questo è indubbio. Vediamo questo servizio realizzato da Michaela Barilari. Doveva cominciare a scavare a febbraio, ma ora che a scavare ci ha pensato anche la magistratura, sarà difficile che Monnalisa, la talpa che avrebbe dovuto attraversare il sottosuolo di Firenze per realizzare il tunnel dell'alta velocità, riesca a rispettare i tempi. La Maxi Trivella, sequestrata dai carabinieri, è solo il più grosso, nel senso del volume, degli obiettivi dell'inchiesta della Procura di Firenze, che nei giorni scorsi si è abbattuta su quella che per la città è una delle opere più discusse degli ultimi anni. Sul passante dell'alta velocità appendono ombre pesanti, dal punto di vista del rispetto ambientale e da quello della sicurezza. 31 le persone indagate, fra loro Maria Rita Lorenzetti, PD, ex presidente della regione Umbria, alla quale vengono contestati i reati che avrebbe compiuto come presidente di Italfer del gruppo Ferrovie dello Stato, ed Ercole Incalza, dirigente del ministero delle Infrastrutture. Fra i reati ipotizzati dagli inquirenti, l'associazione per delinquere è finalizzata alla truffa aggravata in danno di enti pubblici, la frode in pubbliche forniture, la corruzione e il traffico di rifiuti. Si indaga anche su possibili infiltrazioni mafiose. I fanghi risultanti dagli scavi sarebbero stati in modo irregolare, addirittura scaricati nelle falde acquifere e portate in discariche non adeguate allo scopo di aumentare i guadagni delle società appaltanti società inadeguate, secondo gli inquirenti, a gestire l'appalto che risultano prive di solidità e stabilità economica, alcune addirittura legate alla criminalità organizzata, società che avrebbero giocato al ribasso a scapito della sicurezza. Anche per quanto riguarda la talpa ci sarebbero gravi carenze nei componenti, la macchina sarebbe stata montata sempre per ridurre i costi e massimizzare i guadagni con parti meccaniche non in perfette condizioni, con guarnizioni di qualità inferiore a quanto prescritto, adattate in modo approssimativo e improvvisato. Non solo il materiale acquistato per i rivestimenti delle gallerie, non rispetterebbe le norme antincendio studiate per prevenire disastri come il collasso dei tunnel in caso di fiamme all'interno. Norme volute, come purtroppo spesso accade, dopo una tragedia, quella del 99, nel traforo del Monte Bianco, dove in un rogo morirono 39 persone. I magistrati scrivono addirittura che la società Nodavia, General Contractor, e il cui socio di maggioranza, cioè COP7 e la SELI, il subappaltatore incaricato di montare la fresa, sono società inadeguate a gestire l'appalto sia dal punto di vista finanziario che organizzativo. Com'è possibile che una grande opera, poi vedremo se si poteva fare in altro modo? possa essere fatta e affidata in questo modo, eh, così da, non lo so, mi viene da dire che... Eh, la, insomma, sono, uno è senza parole, eh. perché a quel punto... cioè sì. non è il meccanismo, sì. è proprio, poi l'inchiesta a vari livelli, perché poi mh, sono coinvolti non soltanto le, le società, vedremo più avanti, com'è possibile? Allora, intanto diciamo che c'è una legge in Italia, che solo noi abbiamo e che veramente si può definire un'anomalia italiana: che, che è la legge che ha a che fare con gli appalti delle grandi opere, in particolare del sistema TAV. Ed è una legge che francamente eh, eh, rende opache eh, le va i vari passaggi della filiera degli appalti. Qual è la particolarità? Prima appunto eh, si parlava di general contractor, mm. questo è un termine mh, presunto inglese eh, che solo noi abbiamo, ci ridono anche un po' dietro, eh, perché... Genere, eh, scusa, che vuol dire, che vuol, vuol dire? No, no, no vuol eh. dire che c'è un soggetto che eh, fa il progetto. Mm. Realizza i lavori e poi consegna il lavoro fatto a qualcun altro che va a gestire la grande opera. Allora, l'anomalia sta nel fatto che di solito o c'è una distinzione tra chi fa il progetto e chi realizza i lavori, in modo che chi fa il progetto sorveglia. Chi sta realizzando i lavori e comunque spesso in altri casi, ehm, che non sono però quelli della TAV, chi realizza i lavori va poi a gestire l'opera. Dopodiché, chiaro, che se i lavori sono realizzati male i problemi se li ritrova. Insomma, ci sono dei meccanismi che in un qualche modo dovrebbero temperare. Qui invece è proprio la legge che consente che il controllato sia anche il controllore. E, e qui... in questo caso, infatti, erano D'Avia. No? Questa società, nella cui pancia c'è Cop 7 come sì. socio di maggioranza, Penza. diciamo. quindi le, la, la, le, le cooperative rosse cosiddette. Mm -hmm. e, e, e Nodavia, che cosa ha fatto? E chiaramente, avendo per legge, ripeto, eh, la possibilità di eh, agire in questo modo, è, è evidente che poi non controllava un bel nulla perché avrebbe dovuto controllare se stesso. Quindi, questo è il primo punto, e questo va detto: dobbiamo, deve essere cambiata la legge. Delle grandi opere, soprattutto dell'architettura del sistema TAV. Ora, siccome queste cose non sono cose eh, ignote. Ma non solo gli addetti ai lavori, ma più volte all'interno anche del movimento Notav proprio il discorso è stato portato avanti e c'è anche chi di questo si è occupato nello specifico e cito Ivan Cicconi che è venuto invitato più volte a Firenze, l'ultima volta anche da noi proprio in Palazzo Vecchio e ci ha spiegato benissimo come funziona questo sistema di... Stranissimo, diciamo di appalti in qualche modo, eh, e, ehm, e ci ha spiegato anche come tutto questo fatto con i soldi pubblici aumenta. Eh, il debito pubblico nascosto perché naturalmente certo. è un debito pubblico che non compare nel bilancio dello Stato perché il bilancio è di ferrovie, però poi alla fine sono certo. soldi pubblici. Certo. Allora tutto questo paradossalmente non solo è stato detto nelle sale di Palazzo Vecchio, dove ovviamente a sentirlo c'erano solo quelli già sensibilizzati, evidentemente certo. al problema. Nessuno di quelli che oggi casca dalle nuvole e certo. dice: eh, Ma come, che certo. scandalo! No, queste cose sono state studiate, scritte, dette e ripetute. E quindi il primo punto. La legge non va bene e va cambiata. Tra l'altro ci si dovrebbe anche interrogare, ma essere. qualcuno dovrebbe essersi già interrogato su come mai quando ci sono questi mega appalti ci sono sempre o quasi sempre, ma è veramente diventata quasi una regola: infiltrazioni malavitose di vario genere. Ora anche qui salta fuori il nome dei casalesi. Ma non è la prima volta perché soprattutto nel, diciamo, nel trasporto dei materiali di scarto, certo. sì, di scarto quello che sono nelle, nei vari casi, c'è l'infiltrazione, certo. camorre varie, mafie, eccetera. Quindi in definitiva sono cose note. Quindi questa è la prima cosa da dire. Poi all'interno di questo sistema generale che si presta all'opacità cioè, all certo. e a queste... Come è, ci sono degli aspetti specifici su questo. tema tipo di lavoro, e cioè il sottoattraversamento, il tunnel e stazione a Firenze. E allora arriviamo a parlare qui dei Beh, profili. Per, certo, perché mm. voi avete detto, e anche il Comitato ha sempre ribadito, che non era necessario il tunnel, si poteva fare un'altra opera, passare sopra. Ecco, ma secondo voi è possibile a questo punto bloccarsi? E, perché, per esempio, il sindaco di Firenze Renzi ha detto, tornassi indietro, avessi la macchina del tempo, non avrei firmato per... Ecco. ora... È, è possibile? Secondo voi, ma dopo aver certo, messo un po', Ma certo che è possibile, non solo è possibile, è l'unica cosa sensata da fare. Allora, questo progetto di scavare un doppio tunnel sotto la città, diciamolo, per chi magari non ha neanche seguito tutto certo. finora, insomma, i eh, problemi sono tanti, capisco, però... Allora, ehm, scavare un doppio tunnel di 7 chilometri sotto Firenze, più una mega stazione decentrata rispetto a Santa si Maria Novella... Si fanno i lavori così? No, aspetta! <ride> Allora, è un progetto degli anni 90, allora cominciamo a dire: è un progetto vecchio. Nato in un'epoca in cui eh, c'era una diversa concezione dell'uso del territorio che per fortuna Nel è cambiata. cambiata e oggi noi sappiamo che il territorio va risparmiato, che è una grande risorsa, che Beh. non si deve eh, appunto, ehm, utilizzare in questo, in questo modo il territorio e quindi che va rispettato, anzi va tutelato e preservato. Quindi... È nato in quegli anni in cui questi ragionamenti ancora erano agli albori. Certo c'era chi li faceva, ma insomma molti diciamo meno il... rispetto ad oggi. Certo. Due, un periodo in cui eh, non si parlava di debito pubblico, eh, le risorse sembrava che fossero infinite e quindi eh, è un'opera che costa tot milioni. Bene, ma benissimo, sembrava quasi che portasse sviluppo. Gruppo, così detto. Terzo punto il concetto per l'appunto di modernità eh, negli anni 90 si pensava che più si facevano tunnel profondi Sotto, eh? e più si facevano ponti sì. mega avveniristici e più eravamo moderni, no, tra virgolette. Oggi il concetto di modernità è esattamente il contrario. contrario. La modernità è reinserirsi ri nell'ambiente, rispettarlo e Ottimizzare le risorse per fare cose veramente utili e non mega, cioè, non è più il gigantismo architettonico o strutturale quello che è la modernità. Dico questo perché, francamente, io mi sono proprio stancata di sentirmi dire, anche in questi giorni l'ho sentito. Che chi eh, è contro il doppio tunnel e la mega stazione galattica, ripeto, decentrata il, eh. rispetto eh. a Santa Maria Novella, sì. e poi qualcuno ci spieghi come ci arriva la gente sì. dalla fossa della Santa Maria Novella, sì. va bene, non ce l'hanno ancora detto, sì. non ce l'hanno ancora detto, sono stufata di, di sentire che chi invece sostiene un'idea diversa è contro la modernità. Loro sono vecchi, sono rimasti al secolo scorso. Allora, questo è, sfatiamo subito questo concetto. Poi, devo dire, abbiamo sentito dire in questi giorni anche delle, delle cose veramente che non stanno né in cielo e in terra, che quest'opera sarebbe un'opera fondamentale per la Toscana. Qualcuno ha detto per l'economia italiana. Ma dove siamo? Quest'opera è un'opera evidentemente fondamentale, forse per le casse dei Casalesi, sì, mi viene sì, da dire, se si dà retta sì. a quello che, è, che dicono per ora le carte che abbiamo visto. Quindi. Sì. Nessuno ci ha spiegato perché dovrebbe essere Questa grande opera importante per l'economia data Tutt'altro perché i soldi pubblici eh, Entrano in una voragine è Facilissimo che ci siano fondi accantonati E ora vediamo okay, lì per è fortuna è venuto fuori Il, il territorio viene massacrato Allora alla domanda qual è il vantaggio? Alla domanda qual è il vantaggio? Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità Restate con noi